È in corso di svolgimento presso il Parco del Polverificio Borbonico a Pompei la prima edizione di BITUS, Borsa Internazionale del Turismo Scolastico e della Didattica. Ieri l'inaugurazione alla presenza dell'assessore regionale al turismo Felice Casucci. È un'occasione importantissima, i numeri sono dei numeri significativi, ma al di là dei numeri, al di là delle ricchezze economiche, qui è in gioco una ricchezza culturale, sociale, morale. Questa è veramente la borsa in cui l'economia è non dominante rispetto all'interesse sociale e culturale, ma è servente rispetto a questo interesse. Qui le persone, soprattutto le persone più giovani, sono al centro dell'idea di sviluppo, al centro dell'idea di futuro. Credo che questa sia una borsa che deve continuare a realizzarsi e spero che la Regione possa e voglia continuare a investire su questa borsa, perché deve immaginare questa borsa come un'apertura in una idea di prospettiva delle cose che non è quella convenzionale. Quindi speriamo che questo si realizzi e che si realizzi secondo un tracciato che adesso è primigenio, ma che possa diventare invece molto più articolato.